Benvenuti alla prima puntata, diciamo estiva, di Scienziato del Pallone. Saranno puntate sui generis, dove approfondiremo un po' i fatti che succederanno. Adesso c'è questo fatto importante della San Benedettese che, diciamo, che era in video, poi adesso è stata acquistata da Roberto Renzi, per cui praticamente si dovrebbe mantenere la Serie C, almeno a questo momento. Poi domani ne sapremo di più. Ma prima però vorrei un momento parlare delle squadre marchigiane ancora in lotta per un obiettivo. C'è il Materica che lotta per l'obiettivo promozione in Serie B, mentre il Fano lotta per non retrocedere. Entrambe in questo momento si trovano in una situazione difficile, diciamo, nel senso che il Materica, avendo pareggiato in casa con il Renate, visto che la posizione in classifica è stata durante la stagione regolare è stata inferiore rispetto al Renate, ha giocato la prima partita in casa, l'ha pareggiata, adesso è costretto a vincere in casa dei Lombardi, questa partita che si giocherà a Meda, nello stadio del Meda, perché il Renate non ha un campo suo, non ha uno stadio suo. La partita si giocherà alle 17:30, si gioca oggi alle 17:30, mentre la partita tra Fano e Imolese si giocherà a Imola, e il Fano si trova nella stessa condizione del Materica, dovendo vincere, se non vince praticamente è retrocessa in Serie D. Bene, mi sono dilungato troppo, prima di presentare il nostro ospite, di cui parleremo esclusivamente di San Benedettese, se vuole dire qualcosa anche sul Materica. Abbiamo con noi Serafino Angelini, in questo giorno impegnatissimo come candidato sindaco della città di San Benedetto, ma non parleremo assolutamente oggi di politica, parliamo solo di calcio e degli avvenimenti, no? Di calcio sta proprio a parlare in questo momento veramente. Ma in realtà nel corso degli ultimi anni direttore, il calcio e l'incidenza societaria di ogni squadra hanno sempre avuto maggiore importanza, la casistica ormai di società che hanno avuto grossi problemi fuori dal campo e che hanno dovuto subire immediate retrocessioni o cancellazioni, ormai non la conosciamo bene. La situazione attuale da noi sembra che stia volgendo bene, ma però questo magari ne parliamo un attimo dopo. Vorrei sottolineare quello che hai detto, innanzitutto la straordinaria annata del Materica, che forse anche sulle aree dell'entusiasmo sta portando avanti una vera e propria favola, come ce ne sono poche, insomma, come ne sono capitate poche. Anche se parlare di favola in certi casi è addirittura riduttivo, perché oggettivamente una squadra partita con ambizioni ben diverse, poi si è trovata in una situazione di alta classifica, adesso sta viaggiando veramente sulle ali dell'entusiasmo. Noi non possiamo fare altro che fare al Materica dei nostri migliori auguri, perché comunque è una vetrina importante, è una situazione importante, e soprattutto l'augurio a questi ragazzi che stanno facendo un grande campionato, che probabilmente si ricorderanno sempre. Se poi addirittura questo dovesse avere, come ci auguriamo tutti, un epilogo positivo, beh, allora saremmo di fronte alla vera e propria. Continuo, se dovessero vincere oggi allo stadio di Meda, andrebbero a giocare, se lo sarebbe un torneo di 8 squadre, andrebbero a affrontare società, città come Palermo, Bari e squadre che nel calcio hanno fatto tantissimo militando in Serie A, in Serie B, quindi insomma, sarà un grande onore per tutta la città, diciamo, anche per tutte le Marche, che in questa Serie C, insomma, la reginetta sarebbe dovuta essere la San Benedettese, invece è stata in Materica, non c'è condegna, sperando di rifarsi il prossimo anno, no? Sì, storie di questo genere nel corso degli ultimi 10-20 anni hanno stimolato anche
esempi letterari, penso per esempio a McGuinness o a Castel di Sangro qualche anno fa, oppure il recentissimo caso in Inghilterra che conosciamo tutti del Leicester. Voglio dire, queste storie poi alla fine rinfocolano quell'entusiasmo nella tifoseria e nella gente, anche per chi magari non è direttamente tifoso della squadra in questione, ridando un po' di romanticismo a calcio, perché talvolta con gli affari societari si perde un po'. Io credo che lo facciano altro che bene poi a calcio e società. Invece nel conduttivo portice del Fano, come dicevo prima, che se dovesse perdere sabato prossimo, non vincere sabato prossimo a Imola, tornerebbe in Serie D, sarebbe un fallimento per il presidente, che non so se lo sai, perché Offidani e certo, anche a lui naturalmente noi auguriamo il miglior risultato possibile. Voglio dire, una squadra come il Fano, insomma, ci ha abituato a lottare sempre fino all'ultima giornata in quasi tutti i suoi campionati. Quest'anno si trova un momento molto importante. Naturalmente noi facciamo i migliori auguri al nostro concittadino, perché comunque se lo merita, perché comunque è un ambiente in cui il calcio, pur nelle sue dimensioni, è stato sempre vissuto in maniera molto appassionata, molto attenta. Quindi ci auguriamo anche per loro che il bilancio sia positivo. Vedo, Serafino, vedo che sei molto preparato. Anche, non solo la stabilità del calcio, ti dirò che è uno dei miei argomenti preferiti, però purtroppo a volte bisogna abdicare alla discussione in altri argomenti. Quando ho occasioni di questo genere mi piace moltissimo parlare di calcio, sia gli aspetti dentro che fuori dal campo. Dell'altra cosa ne parleremo, come ho già annunciato nel giornale, nei prossimi giorni, sentendomi a tutti voi candidati, e cercato lì, non ho già annunciato le domande che farò, che non riguardano. Potrebbe riguardare anche la San Benedettese. Alla fine la San Benedettese è un patrimonio di questa città, quindi comunque è un aspetto importante da tenere in considerazione. Certo. Adesso passiamo all'argomento, diciamo, principe, e prima di iniziare a parlarne, facciamo vedere un piccolo filmato dove dell'altro giorno, quando c'è stata la seconda asta, che diciamo a sorpresa è stata vinta da Roberto Renzi, che in questo momento è praticamente il presidente della San Benedettese, conferma che dovrà venire domani, ma penso che dovrebbero essere dubbi, ma ne parleremo fra poco. Intanto possiamo far vedere quello che è successo, quello che hanno riportato i nostri inviati, diciamo. Vai, vuoi essere inquadrato? Vai, va. È quello che trapela siamo in attesa della fine della telenovela, chiamiamola così, della vicenda societaria della San Benedettese. È una corsa a due fra Renzi e Kim. Entrambi hanno presentato l'offerta, entrambi si sono presentati qui allo studio del notaio Pietro Caserta, e adesso si attende e attendono numerosi tifosi, giornalisti. Si attende l'esito del rialzo e sapere, insomma, a chi andrà la San Benedettese Calcio. Per quello che sono, perché non c'è nulla ufficiale. Si sono presentati sia l'imprenditore Renzi che Kim Dae-jung, ancora no. Accompagnato da Maxi Lopez, cioè del movimento adesso. Del movimento, però. Non c'è nessuno, c'è la polizia. Oh. Cioè del movimento, ma non è. Non sono i due candidati. Cerchiamo di lavorare tutti quanti bene. Sta arrivando a Cronzio, Michele. Arriva Cronzio, dovrebbe arrivare a Cronzio, eccolo qui. Vediamo se. Quanto ha offerto? 540.000. Quindi siete rimasti scontenti di questa situazione? Basta è così che offre di più sulla vita. Possibilità di collaborare tra collaborare insieme tutti. No, adesso non stiamo prendendo in considerazione nessuno. Potevate fare di più, siete rimasti con tutti, una regia più, non aspettavate la determinazione. 540.000 euro. Questo è chi è? L'avvocato Grosso. Il meccanismo di lui è offerto. Noi avevamo già preventivamente determinato quale sia la cifra.
tenevamo un affetto superiore a 520, non fosse più un po' rispettivo conto. Avete fatto fino a 520, avete offerto. Grazie avvocato. Allora, secondo le indiscrezioni, attenzione, parliamo correnti, scusate, permesso, scusate la stampa. La stampa è... No, uscite qua, c'è... Però... Solo la stampa. No, ma io sono la stampa. Lui è stato pure della stampa, io ecco, scusate. Questo è un importanti. Lo aveva detto. No, no, così. Le parole. Alla fine, ragazzi. Vengo a cercare se non fai le cose serie! Ho già i minacce me! Cosa ti metti? Renzi quindi ha vinto l'asta! Ho dimostrato la volontà di prendere la squadra. Il mio primo rilancio è stato 500 euro. Io volevo la squadra e la squadra non la Serie C adesso, importante, eh? Importante, Presidente. La categoria, eh? Sta tornando verso l'auto, scortato dalla... Mi raccomando, Presidente, abbiamo fiducia, eh! Mi raccomando! Grazie, Presidente! La parola, Presidente, la parola, Mi raccomando, per noi è importante, La cosa più importante è questo l'obiettivo? Le cose serie. Però la domanda è lecita. Grande Presidente, grande! Oh, raga, fate un po' di largo, dai, facciamo un po' di largo. Soddisfatto Renzi di essersi aggiudicata l'asta contro la cordata di Kim. Ovviamente i tifosi gli hanno chiesto serietà e attaccamento. Un po' sorpresa perché. E adesso se ne va. Farà delle dichiarazioni pubbliche, una conferenza stampa, qualcosa? Solo questo, la categoria. Ma visto mai uno che spende 500 per fare l'eccellenza la promozione. Grazie. L'abbiamo visto comunque molto molto emozionato, molto. Ecco adesso il saluto dei tifosi, dei passanti, molto teso. A Renzi che sta lasciando. E adesso lascia.
Bene, dopo aver visto questa, la cronaca un po' di quel video di quello che è successo l'altro giorno davanti al notaio Caserta, adesso ne parlo con Serafino. Anche piuttosto questo Serafino sono amante da questo pronome. È il nome che ha un significato profondo e bellissimo. Per fortuna il mio cognome è il suo, era il cognome. Il mio nome è il suo, era il cognome. Va bene. Come avete visto, sono state scene anche stranissime, come quando è arrivato Kim, questo coreano, tanti applausi al coreano, un po' freddi con Roberto Renzi. Invece, una volta finita l'asta, è successo un po' il contrario. Tanto, dove abbracci, maglia addosso a Renzi e qualche parola di troppo invece nei confronti di Kim. Come interpreti questa situazione? Perché è il popolo sanmenettese che fa queste cose. Come desipreresti questa cosa? Io trovo che innanzitutto siano delle manifestazioni di entusiasmo che fanno capire esattamente come stanno le cose e come la cittadinanza sanmenettese tenga la propria squadra di calcio, che non è solo una squadra di calcio, come sappiamo benissimo, il calcio non è solamente un gioco. Diciamo che c'è stato un grosso sospiro di sollievo da parte della tifoseria, da altre persone, perché comunque il problema di fondo è che anche qualcosa potesse andare storto anche stavolta. Mi pare che il tempo stia volgendo e bene, poi si sia, diciamo così, attribuito, rivolto dell'entusiasmo verso qualcuno che in questo momento ha, almeno per il momento, risolto il problema della San Benedettese. Io credo che sia solamente positivo. Sai bene che non ci si può sempre aspettare il 100% di contenti o scontenti in qualsiasi situazione. Diciamo che la situazione è. Il tempo, come ho detto, sta volgendo bene e questa mi pare la cosa più importante e positiva. Sì, è importante che poi vedremo nel prossimo si risolva. E domani è la giornata decisiva, tu hai qualche pronostico da fare? Guarda, in questo caso già i pronostici non sono esattamente il mio forte. Non ne ho sinceramente riguardo alla situazione di domani. Anche qui ho delle speranze, come credo che abbiano la maggior parte dei cittadini sanmenettesi. La speranza è che si mantenga, la prima speranza è che la categoria si mantenga, certo. Insomma, che in ogni caso si dovrebbe mantenere, almeno come stanno adesso le cose. E poi quello che avverrà, insomma, no, perché sperando di salvarsi, poi chiaramente una volta che la squadra inizia a cambiare Serie C, sì, bisogna agire con i piedi per terra senza fare tante spese, però alla lunga le aspirazioni della sanmenettese sono sempre quelle di fare campionati buoni. Ma vedi, Vittore, questo credo che sia un discorso piuttosto complesso che vorrei affrontare in maniera molto volentieri. Credo che le aspettative della cittadinanza, della tifoseria, vadano tutte nella stessa direzione. Magari ne parliamo più approfonditamente. Sì. Adesso ci fermiamo un attimo per sentire quello che ha detto il nostro Del Gatto subito dopo che l'asta è finita e anche le dichiarazioni del potenziale presidente della Sanmenettese Roberto Renzi. Siamo davanti allo studio del notaio Pietro Caserta qui a San Benedetto, si è appena conclusa l'asta e Renzi si è aggiudicato la Sanmenettese con 540.000 euro e da quello che abbiamo appreso c'era stato un primo rilancio dell'imprenditore abruzzese a 500.000, Kim e i suoi emissari hanno replicato a 520.000, l'imprenditore Renzi ha alzato a 540.000 e praticamente la partita è finita lì. E Renzi, da quello che sappiamo, era anche disposto a rilanciare cifre ancora più alte. Siamo qui con il nostro scienziato del pallone Walter Del Gatto e chiediamo un parere su questa giornata concitata che ha visto anche la presenza dell'imprenditore Kim Dae-jung, una
diciamo negli ultimi mesi un personaggio molto chiacchierato, anche se si parlava di un'identità astratta, abbiamo visto con i nostri occhi invece che esiste, e chiediamo appunto a Walter un tuo parere sulla vicenda di oggi. Sinceramente oggi rimango veramente allibito di quello che è successo, ma non tanto per la gara di oggi, che è avvenuto gara vera, ma bensì per quanto riguarda la l'asta precedente. Sarebbe bastato regolarizzare a uno di loro per risparmiare 140.000 euro. Invece Renzi si è presentato invece molto deciso questa volta a prendere la San Benedettese. E lo scorso anno lui era in quel di Como insieme a Felleca con una situazione non fortissima. Penso che abbia alle spalle sicuramente qualche altra cordata, perché questa decisione, queste cifre che noi vediamo per la prima volta in un'asta fallimentare di una squadra di Serie C, ci lascia presagire una persona che certamente avrà dietro alle sue spalle qualcuno di potenziale, diciamo. Renzi è stato accolto dai tifosi rossoblu con molto entusiasmo, che addirittura ha buttato del sale come buon auspicio, o chi gli ha messo la classica sciarpetta rossoblu al collo. Però la maggior parte dei tifosi ha chiesto serietà all'imprenditore, ha chiesto di mettere mano seriamente alla San Benedettese e di evitare quello che è accaduto negli ultimi mesi. E alla domanda del mantenimento della categoria lui ha risposto ai cronisti: io non spendo sicuramente 540.000 euro per la promozione. Quindi diciamo che per adesso, per le poche dichiarazioni che ha rilasciato e che potrete vedere sulla pagina Facebook di Riviera Oggi e sul nostro sito, le intenzioni di fare, diciamo, qualcosa di importante, almeno adesso a parole calde, lo ha dimostrato. Tu, Walter, cosa ne pensi? Cosa vuoi aggiungere a quello che hai già detto? Certamente non sono solo 540.000, ma ci sono 1.200.000 circa dei debiti sportivi, e certamente una cifra così importante lascia presagire delle ambizioni da parte del neo presidente della San Benedettese. Sicuramente non si spendono circa 1.800.000 euro per fare, come dicevo, la promozione, sicuramente sarà il mantenimento della categoria, e sicuramente speriamo in ambizioni anche di programmi e progetti futuri. Grazie, vi consigliamo di seguire la pagina di Riviera Oggi per ulteriori aggiornamenti che verranno sicuramente diffusi nelle prossime ore. Non escluso anche un comunicato stampa dello stesso Renzi, in cui appunto spiegherà quello che è successo oggi e le sue intenzioni future. Grazie e a presto. Beh, abbiamo con noi al telefono adesso un personaggio molto importante del calcio italiano. Pensate, una persona che è stata dirigente della Roma per 42 anni e nel mezzo anche un periodo a forza quando il Poggio era di proprietà di Sensi, il presidente del Stato della Roma, Marchigiano Sensi. Senta, che ricordi di quel periodo, signor Castello? Beh, io ho vissuto la Roma dalla Rometta fino alla Grande Roma. Posso dire che sono stato l'unico facente parte dei quadri dirigenziali a vivere i due scudetti, quello di Viola e quello di Sensi. Meno uno, manca uno. Un'esperienza magnifica. Sì, senta, l'ho chiamata principalmente perché lei è un esperto come dirigente di una squadra di calcio importante come la Roma o anche del Foggia. Volevo chiedere, lei mi pare che stia seguendo un po' anche le vicende che riguardano la San Benedettese Calcio in questo momento. Sì, perché ho degli amici di San Benedetto i quali me ne hanno parlato, me ne parlano tuttora in maniera accurata, perché ho visto le vicende non molto simpatiche che ha vissuto la società negli ultimi tempi, e quindi l'ho seguito un po' da vicino le ultimissime, sì, il tempo dell'avvento della nuova proprietà, la cosiddetta nuova proprietà. Speriamo che sia così consolidi questa proprietà e che abbia
un avvenire che sappia soddisfare naturalmente le aspettative di una tifoseria così importante, così calda come quella di San Benedetto. Ricostruendo un po' quello che è successo, che lei Sandra non si è giudicata l'asta, si è giudicata Roberto Renzi, a discapito del coreano Kim, per via di un'offerta superiore da parte. Devo dire che mi ha sorpreso, perché i precedenti di Renzi sono limitati a ruoli dirigenziali sia nella Ternana che nel Como, cioè non ha mai fatto l'imprenditore di calcio e tantomeno ha fatto il presidente, quindi è stato proprietario di una società di calcio importante come questa San Benedettese, e quindi mi ha sorpreso. Poi non lo so se lui parla a titolo personale oppure non so se dietro di lui c'è qualche altro personaggio, questo non lo so, non vabbè, comunque se dice che la vita, magari col tempo. Scusi Castello, nella vita ci sono inizio e fine, anche questo è chiaro. Quindi potrebbe essere l'inizio di una nuova avventura del personaggio Renzi. No, io volevo dire, non so se ha letto l'intervista. Io sì, ho fatto l'intervista dove lui ha paventato che dietro a lui potrebbe esserci la Roma, insomma, l'attuale proprietà della Roma, gli americani. Lei che ci può dire? Lo escludo al 1000%. Quindi gli attuali proprietari non fanno, americani non fanno queste cose. Si occupano della Roma, hanno investito ben 600 milioni nella Roma, figuriamoci se possono poi essere distratti da altre situazioni. Lo escludo in una maniera più netta. E l'esperienza per probabilmente probabilmente può darsi che abbia qualche conoscenza, può darsi che possa sfruttarla magari per l'impiego di qualche giocatore del settore giovanile, non so, che adesso questo qui mi sfugge, però escludo proprio nella maniera più assoluta che possa esserci l'interessamento dei nuovi proprietari americani della Roma. Comunque, come dicevamo all'inizio, lui l'ha ammesso, lui non è solo e a soci non saranno della Roma, però non credo che quando dovrà dirlo nei prossimi giorni, insomma, dovrà dire che sono americani. Quello per quello che riguarda la Roma, diciamo, può avere scherzato, ironizzato, però che sono americani dovrebbero essere americani, perché altrimenti, insomma, avrebbe detto una grossa bugia. Potrebbero essere inglesi, perché lui parla soltanto di lingua inglese, non parla di appartenenza, di residenza. Non lo so che cosa volesse dire, è stato molto vago, insomma, anche perché quando lei si addentrava nei discorsi, lui cercava di evadere dai discorsi, almeno per quanto ho capito io. Sì, quindi, no. È vero, ma dopo io, continuando l'intervista, insomma, mi pareva che era necessario approfondire l'argomento sugli americani. Dopo, della proprietà della Roma l'ha detto lui, non è che gli ho accennato, non avrei mai pensato alle cose del genere, ha detto che sarei contento. Figuriamoci, per l'amor di Dio. Quindi, sono molto scusa. No, prego, dica. Non al 99%, ma al 1000%. Al 1000% è pure questa possibilità. Gli americani fino adesso non hanno fatto un'intervista, non hanno rilasciato un'intervista. Hanno avuto pochissimi contatti, se non con le maestranze della Roma. C'era dall'esterno, non conoscono nessuno, non vogliono conoscere nessuno. Magari vediamoci se vengono. Se possono avere interesse ad acquistare una sia pur rispettabile società come la San Benedettese. Una cosa, magari se lei l'avesse saputo prima questa cosa, per via delle conoscenze, magari che pensa che qualcun altro, oltre a Kim, a Roberto Renzi, potrebbero
interessarsi di questa San Benedetto? Guardi, a me mi è stata prospettata una situazione, diciamo, allettante per quanto riguarda la San Benedetto, una situazione che naturalmente che parte dal comune, cioè da quello che può fare, dal progetto del sindaco. È una situazione molto interessante che io ho già relazionato in tal senso di un amico canadese, il quale mi ha promesso di parlarne con due amici suoi del Canada che in passato avevano in qualche modo manifestato l'interesse a entrare nel calcio italiano. Però questa qui non pensavo che la soluzione Renzi fosse così immediata. Ad ogni modo io gliel'ho detto, mi faranno sapere al rientro di questo mio amico fra una settimana. Bene, non si sa mai quello che può succedere. Non si sa mai. Certo. Se per adesso introduci. Certo, io mi auguro naturalmente che Renzi sappia dare seguito alla sua iniziativa e che tutto si concluda nel migliore dei modi, sia per l'acquisto ma più che altro la cosa più importante sono gli investimenti futuri, sono i programmi futuri, perché è giusto che insomma che San Benedetto abbia un grande bacino di utenza, abbia una società all'altezza della sia delle aspettative ma anche della storia di San Benedetto. Certo, poi non essendo solo, se si presentava da solo, non c'era un concorrente, la responsabilità era minore, adesso invece la responsabilità un po'. Vedremo, sarebbe la cosa bella del calcio che poi certe situazioni possono durare a lungo, poi alla fine emergono e quindi da qualche giorno sapremo. Certo. Quale sarà il futuro della società? Purtroppo i precedenti per la Santa Chiesa non sono belli, sono stati sempre negativi. Insomma, speriamo. È stata sfortunata in questo senso qui. Certo. Perché ripeto, la passione dei sanbenedettesi per la loro squadra meriterebbe insomma un avvenire, un futuro migliore. Bene. La ringrazio, signor Castello. Grazie a voi. Signor Castello, è stato 42 anni alla Roma, dal 1965 al 2007. E magari, signor Castello, se ci avremo bisogno di risentirlo, possiamo richiamarla? E anche vicepresidente dell'Arezzo. Ah, è giusto, anche vicepresidente dell'Arezzo. In che anno? Intorno al 2012 in Serie C. Non ricordo bene, in Serie D, sì. In Serie D? Sì, in Serie D, sì. Va bene, grazie per la disponibilità. A presto, magari la richiamerò perché una persona esperta come lei. Poi grazie. Comunque dalla voce non si capisce l'età che ha. Io la so, non posso riferirla. Ma senz'altro, tanto non è che. Si deve mettere 80 anni, giusto? Sì, certo. Bene, grazie. L'importante è stare sano il cervello, ma io sono, ringraziando Dio, insomma, vivo tra l'altro nel mondo del calcio, ho contatti continui con i personaggi maggiori delle realtà del calcio italiano, ecco. Non si sa mai, magari potremmo risentirsi anche per cose più concrete, direttamente. Speriamo bene, auguri a tutti. Grazie, aspettando a lei. Arrivederci. Allora, credo che sia stata una telefonata interessante, Serafino, da parte di un signore che è di calcio tematica. È tematica nostra, quella di Marelli nella Roma, voglio dire, penso che sia un biglietto di visita. E che cosa, quale considerazione puoi fare per sentire questa telefonata? Ma a me sembra che siano emersi due o tre elementi molto interessanti. Il primo in assoluto credo che sia soltanto una conferma, nel senso che l'interesse della scuola San Benedettese valica molto i confini marchigiani, nel senso che comunque è una società da tanti punti di vista
appetibile, e poi i problemi societari del corso degli ultimi anni, secondo me, danno una lettura, se uno vuole leggerla in chiave positiva, proprio di questo aspetto qua, che purtroppo abbiamo dovuto subire nel corso degli ultimi, diciamo, degli ultimi anni, alcune situazioni che dipendono proprio dall'appetibilità della società, nel senso che ha una storia molto importante, un seguito importante, una passione che va molto oltre il classico, una classica squadra di calcio, è ovvio che attiri tanti appetiti. L'altro elemento, secondo me, molto importante è la posizione di Renzi, che probabilmente verrà chiarita nei prossimi giorni, mi auguro che verrà chiarita domani, dovrebbe essere. Come diceva il signor Castello, nel calcio è difficile, poi in tutta la società, ma in particolar modo nel calcio, è difficile mantenere le cose a lungo nascoste. Naturalmente quello che ci auguriamo tutti è che la soluzione prenda, diciamo, la situazione prenda una strada positiva. Io credo che ci siano però degli aspetti molto molto importanti da considerare per il prossimo immediato futuro. Uno fra questi sicuramente è cercare di capire quali sono i progetti di questa nuova società. Mi sembra importante e anche doveroso nei confronti della cittadinanza che tutti i giorni è in ansia per questa situazione. Questo l'ha fatto rilevare anche questo ex dirigente della Roma, che adesso è bello salvarsi, ma il futuro sarà ancora più importante, perché la categoria della Sanmentese è la serie C, diciamo, ad alti livelli, non puntate, diciamo, sulla B, però adesso di fronte a questa situazione, diciamo, bisogna stare tranquilli, non fare il passo più lungo della gamba, anche se alla fine saranno in primo piano, andranno sempre i risultati, guarda, sul campo, i soldati sul calcio. Sì. Questo per, diciamo così, per il consenso immediato è una cosa che può essere anche tenuta in considerazione come fra le più importanti, però secondo me dopo tanti anni... Più immediato, sì, i risultati sono la cosa più importante, però secondo me la progettualità dovrebbe essere tenuta in grossa considerazione in questo momento. Mi spiego. Io credo che la cosa più importante in questo momento è che alla base di questo progetto ci siano delle condizioni economiche solide che possano permettere di fare investimenti. Ma investimenti si intende a medio e lungo termine, in maniera da dare una sorta di stabilità a questa società, che alla fine è più nemmeno che un'azienda. La cosa più importante è che accanto all'azienda, quindi alla gestione manageriale di una società come questa, che purtroppo, per fortuna direi, oggi non è più soltanto legata al mondo del calcio, ma a tutto quello che ruota intorno, secondo me ci sono degli aspetti passionali che non vanno tenuti in una debita considerazione, senza però risultarne schiavi. Certo, e cioè probabilmente ci possono essere delle decisioni da prendere, anche talvolta anche impopolari, che però poi sul medio e lungo periodo possano risultare decisive. Mi riferisco per esempio al fatto che sappiamo bene tutti quanti che la San Benedettese forse ha creato un po' poco dal punto di vista del settore giovanile rispetto alla storia che ha, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Forse questo è un aspetto che talvolta è sottaciuto oppure parzialmente dimenticato. Io mi ricordo perfettamente che non tantissimo tempo fa una squadra giovanile della San Benedettese è stata campione a livello degli eliminati nazionali, battendo sul campo società ben più blasonate e con storie anche più grandi della nostra, più lunghe della nostra. La memoria storica di quel periodo lì ce l'hanno solamente le persone come me che, essendo un po' innamorate parecchio di questa società, di questi colori, poi si vanno a spulciare le situazioni, a capire come stanno e cercare anche di darsi delle risposte. Il fatto che io in prima persona non mi sia mai occupato direttamente di San Benedettese, ma solamente come dal punto di vista del tifoso, del piacere personale, della passione, non significa che poi adesso non dico abbia chiaro. No, sto parlando di aspetti politici, sto parlando di programmazione, nel senso che il settore giovanile della società è una delle chiavi fondamentali affinché una società diventi nel giro di qualche anno ambisca a traguardi anche superiori. Sicuramente, fermo restando il direttore che la priorità, come abbiamo detto, è assicurare la categoria, mi pare che questo sia a questo punto assodato, ma soprattutto una solidità economico-finanziaria che ci permette almeno di stare tranquilli per i primi anni. Diciamo, senza voler ricordare quella persona che ecco, è tuo omonimo per il cognome, no? Che lui è stato la persona che è stata,
ma il progetto era quello praticamente che si vorrebbe, indipendentemente adesso. I componenti da... sono due purtroppo, nel senso che le idee non bastano, la sì. programmazione non bastano. Sì, sì. Purtroppo ci vuole anche una base economica solida e importante di investimento iniziale. Infatti questo adesso, tornando un po' al discorso del coreano, il coreano era il socio finanziatore di questo personaggio, no? E che però le sue finanze non sempre avevano fatto la fine che avrebbero dovuto fare e che avrebbero dovuto portare la Santa Terra innanzitutto a un campionato migliore, perché io sono certo che se non veniva fuori questa grande stipendio la Santa Terra arrivava prima nella nona posizione in cui dal punto di vista tecnico aveva le possibilità di giocarsene con tutti. Io ho seguito praticamente quasi tutte le partite e mi sembra che dal punto di vista tecnico, nonostante il cambio in panchina durante la stagione, non ci fosse dubbio, nel senso che comunque potevamo giocarcela con tutti. E ne è dimostrazione il fatto che in alcune partite abbiamo fatto vedere veramente quello di cui si era capaci. Per tornare al tuo discorso, quello che ha fatto il presidente Domenico Serafino, se da una parte dal punto di vista progettuale delle idee non erano barbine, dall'altra purtroppo l'investimento economico all'inizio sarebbe stato fondamentale. Mi riferisco per esempio alla situazione dello stadio, mi riferisco al termine gioco. Un progetto senza investimenti non si può fare, no? Perché il progetto deve avere sempre degli investimenti e il progetto deve servire poi per ripagare gli investimenti. Cioè, perché ormai nessuno fa niente per niente. Quindi ripagare l'investimento significa che nel tempo di 2 anni, 3 anni, secondo le prospettive che hanno ingannato tutti dopo nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre, di dicembre scorso, erano prospettive di fare un campionato all'altezza, possibilmente di vincerlo se ci stava la possibilità, se tutto andava proprio bene, o se non andare avanti il secondo anno, il terzo anno, fino a che raggiunge la categoria che è stata per 21 anni la categoria della Sanmettese, e quindi fare progetti anche che a quel punto possono riguardare anche lo stadio, la struttura dello stadio e tante altre cose, perché, ripeto, nessuno butta più i soldi nel calcio. Se si mettono nel calcio è perché hanno prospettive per ricoprare l'investimento. Io mi auguro soltanto che, diciamo così, i soldi messi nella società Sanmettese questa volta ci sia un tentativo di ritorno, non più immediato, ma su un progetto almeno a medio periodo. Cioè, mi spiego, quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni è stato un tentativo poi di ritorno immediato su un investimento talvolta anche consistente, talvolta anche inesistente. Ora, questa logica qua non è quella della gestione di un'azienda, tra virgolette, florida. Cioè, questa è diciamo così, il modus operandi di non di imprenditori, ma insomma definibili in altra maniera. Sì, io mi auguro che questa preoccupazione ci deve essere dietro, però indipendentemente dal progetto come si fosse. Io te lo dico con il cuore, nel senso che io mi augurerei che il tifo sportivo potesse coincidere con i risultati e con la gestione sana della società, però talvolta questo non è alla fine così importante, nel senso che la gestione manager, certo che se uno crede nel proprio prodotto lo vende meglio, questo è indiscutibile, se uno è innamorato del proprio prodotto, e io parlo anche personalmente, insomma, quello che faccio, l'amore del lavoro che faccio, lo faccio più volentieri, magari sono più contento di investire, però non è fondamentale, nel senso che oggi una società di calcio può essere gestita tranquillamente in maniera manageriale senza esserne per forza tifosi, naturalmente essendo interessati al risultato, perché comunque in quel caso gli obiettivi dell'imprenditore e del tifoso sono gli stessi, cioè quelli di avere risultati. Sì, perché i risultati e poi anche aumenta il fatturato, quindi qualsiasi azienda che tende ad aumentarlo e man mano l'investimento viene recuperato, poi dopo una volta recuperato non si può... Ora pensate esempi i semi sono quelli dell'Udinese, dell'Atalanta, per arrivare a quei livelli ci vogliono di anni, però cominciare non sarebbe male a partire dal settore giovanile. Tra l'altro
Ma salve a te, sei amante proprio 21 anni, sei stata 21 anni in Serie B, e non è stato uno scherzo, è successo proprio perché ogni anno uno o due giocatori diventavano di un certo valore, li vendeva e andava poi si faceva il prossimo anno, capito? Certo, è come se avesse avuto un settore giovanile intorno alla base, però se tu non si crea oggi e domani, né tanto meno, ho detto il mio parere personale, poi il settore non può essere delegato, il settore giovanile deve essere della società, del proprietario. Tra l'altro oggi è ancora più complicato sviluppare nuovi talenti, perché viene meno completamente la crescita individuale dei ragazzi in strada, cosa che una volta era un bacino intensa, un bacino da cui raccogliere incredibile. Oggi praticamente non esistono più questo tipo di attività sportiva libera e ludica. La maggior parte delle volte si passa attraverso strutture ben definite, che se da una parte hanno il vantaggio di comunque di essere sicure, attente verso quello dei ragazzi e così via, dall'altra purtroppo talvolta limitano un po' lo sviluppo tecnico dei ragazzi. Al momento ci fermiamo qui, poi riprendiamo per altri 5 minuti facendo un po', non dico un pronostico, ma di vedere che cosa potrebbe succedere domani. Bene, come già annunciato, adesso vorremmo dire qualcosa che riguarda un po' la fine, che cosa farà domani, che succederà domani. Nel caso che è quello più, diciamo, più immaginabile, più sicuro, che Roberto Renzi tiri fuori questi 440.000 euro e subito dopo si mette in contatto con il giocatore, se non si è già messo in contatto con il giocatore, per trattare un po', per vedere un po' di ridurre i costi, come sembra naturale e giusto. Altrimenti, non so adesso, non sono sicuro di questo, ma dovesse in qualche maniera esserci qualche problema, subentrerebbe il secondo. Bisogna vedere se il secondo, cioè chi accetterà, sarà ancora disponibile, no? Tu che pensi? Ma io credo che il signor Renzi sia perfettamente conscio di quella della situazione che ha detto e di quanto interesse c'è intorno a questa società, se non avesse avuto intenzioni, diciamo, più che base più che fondata riguardo a questo discorso, credo che non si sarebbe imbarcato in questa situazione, facendo anche un rialzo, un trasferale rispetto all'offerta che era stata presentata. Quindi da questo punto di vista, diciamo che potremmo stare abbastanza tranquilli. Poi dal punto di vista tecnico, questo bisognerà vedere come la situazione, perché le pendenze sono diverse e bisognerà vedere come risolvere. Naturalmente ci auguriamo tutto che vada per il meglio. Direi che ormai siamo rodati al peggio, quindi tutto ciò che viene di buono. L'ideale sarebbe, come abbiamo pensato durante il campionato, di mantenere la struttura di questa squadra e rimborsarla, però non so se si potrà. Non so se sarà possibile una cosa del genere. Ci sono tanti giocatori che immagino siano anche piuttosto appetibili da altre squadre. Con qualche punta. Bene, domani già a quest'ora, penso, oppure nel pomeriggio, ne sapremo di più, nel tardo pomeriggio ne sapremo di più. Parlando adesso in un momento di sosta della pubblicità, parlando con Serafino Angelini, ho scoperto che ha scritto anche per me, mio fratello si è espresso su di lui. Giusto, io non lo ricordavo, forse perché il nome, non lo so, non mi ricordavo il nome, comunque Serafino Angelini nel 1900, campionato 84-85, con Bolzano, ha scritto anche su Espresso Rosso Blu, nostro giornale storico che io e mio fratello portiamo avanti da 45. Esperienza religiosa e formativa per un ragazzino, questo sicuramente. Non ricordo di credo in quei tempi. Come giornalista, diciamo, mi affascinava da morire prima, dopo la partita in conferenza stampa, quando una alla volta si sedevano di fronte a questo gruppo di giornalisti. All'epoca io avevo 14 anni, quindi ero un ragazzino,
quel momento lì era più bello, naturalmente, eccettuato sul fatto di seguire la partita. Certo, certo. No, ma la grande differenza che io, il mio, cioè che io che un ricordo bellissimo, non succede più, e durante, dopo la partita, in casa e fuori, seguivo tutte le partite del mattino, io intervistavo almeno 15 giocatori dopo la partita. 15 giocatori. Sì. Tanti sono i giocatori importanti, Viali, per esempio, tutti i giocatori, quindi i giocatori adesso per intervistare il giocatore bisogna chiedere la carità di società, io questa cosa non la sopporto. Qua ti direi una cosa in più, io mi ricordo per esempio benissimo la faccia che fece Liguori quando gli volse una domanda, io ragazzino in mezzo a sta folla e lui con una con dignità che era proprio in inglese mi rispose senza battere ciglio. Certo. Non so se oggi sarebbe possibile certo, perché in quell'anno ci fu Liguori l'inizio del campionato, sì. Poi Liguori fu onorato, arrivò Mazzetti che portò una salvezza storica, sì. con Maccoppi, con il nuovo bene, sì. Ringraziamo i nostri web spettatori e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.